Buonasera e ben ritrovati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Allora, volevo fare un video particolare, ma mi ero accorto che mi mancava il burro, per cui l'ho fatto in casa e troverete sul canale anche il video di come fare il burro in casa, perché ho dovuto farlo per necessità per fare quest'altra ricetta dove andremo a fare una roba pazzesca, cioè dei bignè ma salati. Non andremo a fare un dolce, ma andremo a fare salati con guanciale e formaggio. Ora, come prima cosa, vado a mettere in un pentolino il burro, 100 grammi. Un pizzico di sale, e 5 grammi di zucchero, e ci spostiamo ai fornelli e cominciamo a preparare i nostri bignè salati di formaggio e guanciale. A dopo! Ok, siamo passati i fornelli, accendiamo e ci andiamo a mettere anche 200 ml di acqua. Ok, aspettiamo che si sciolga tutto e quando sarà tutto sciolto ci andiamo a buttare tutta la farina. Ok, il nostro infuso si è sciolto, andiamo a buttare dentro la farina, tutta in un botto solo. E cominciamo a girare, finché il composto diventa omogeneo e si stacca tutto bene dai bordi della padella. Ok. Composto omogeneo, pareti della pentola pulite, una bella pastella. Cosa facciamo adesso? Andiamo ad aggiungere le uova una alla volta. Quindi aggiungiamo la prima e giriamo. Quando si sarà tutta amalgamata bene, andremo ad aggiungere la seconda e poi la terza. A dopo! Ok, abbiamo ottenuto la consistenza giusta, la pentola è pulita, quindi è bella soda. Ora andiamo a riempire. Ok, sacca porci riempita. Allora, questa è abbastanza densa, però potrebbe essere più cremosa, quindi una parte essere ancora sui bordi. Cosa dobbiamo andare a fare quando riempiamo la sacca porci? Esattamente questo. Siamo sicuri che tutto il prodotto vada in fondo. A questo punto liberiamo un angolo . Tagliamo il sacchetto e andiamo ad utilizzarla. Ok, abbiamo fatto delle palline con la sacca poche, ovviamente modellate un pochino con le mani, e adesso il nostro impasto andiamo a metterlo in forno a 180 gradi statico e ci vediamo dopo quando li tireremo fuori dal forno, e nel frattempo andiamo a preparare la farcia. Ok, e adesso ci occupiamo della farcia. Un fondo di latte in una boule, abbiamo 30 grammi di parmigiano reggiano, 30 grammi di pecorino romano,
Volendo il mix si può arricchire, potete mettere anche dell'emmental, potete mettere anche altri formaggi. Io uso solo questo 50-50 di parmigiano e pecorino e guanciale, che adesso andrò a tagliare e tritare finemente. Ok, ho ottenuto il nostro trito di guanciale, andiamo a mettere in una padella. E ci spostiamo. Andiamo a rosolare il nostro guanciale fino a farlo diventare croccante, visto che è fatto in pezzi piccolini, ma non troppo, non un biscotto, non è il croccantino del cane. Croccantino al punto giusto. Lo capiremo quando il bianco della parte grassa sarà diventato traslucido. E quindi ci vediamo nel passaggio successivo. Mentre i nostri bignè sono in forno, guanciale soffritto, andiamo a preparare la nostra farcia e colatura. Quindi andiamo a metterci il nostro latte, andiamo a mettere il pecorino, andiamo a mettere il nostro parmigiano. Cominciamo a girare così finché non si addensa e diventa un po' cremoso. Fuoco, adesso lo abbasso a un fuoco medio, sono sul fornello medio. E mentre facciamo il nostro ristretto di formaggio andiamo ad aggiungere anche il nostro guanciale. Con tutto l'olio che ha rilasciato. Oh, mamma che profumo, ragazzi! Io ho un debole per il guanciale. Alziamo un po' la fiamma e continuiamo a girare finché non diventa una bella cremina, che sarà poi dopo la nostra farcia. Ok, allora, la nostra farcia con il mix di formaggi, il guanciale che ha lasciato tutto l'olio. Ecco, i mix di formaggi erano assaggiato, c'era molta sapidità tra guanciale, pecorino e parmigiano, per cui ho addolcito allungando la farcia anche con un pochino di robiola. Poi giocate anche voi con i mix, anzi fatemi sapere nei commenti se provate a farlo, con quali formaggi vi siete sbizzarriti. Cosa facciamo? Andiamo a aprirli. E semplicemente schiacciando un po', sono roventi, quindi ancora si può fare, andiamo a farcirli con la nostra farcia di formaggi e guanciale. Non lesiniamo e andiamo a impiattare. E benvenuti, mes amis, per l'entrée avec la mousse bouche de sti cazzi. Allora, sì, può essere tranquillamente una mousse bouche di uno stellato. Sì, finger food anche. Possiamo definirle in tanti modi. Gourmet perché si mangia in un solo boccone e hai tutto. E abbiamo il dolce dei bignè col sapido dei formaggi del guanciale. E anche stasera, se non mettete un bel pollice su a questo video perché è top, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi gli altri video figate e seguitemi sui social, Facebook, Instagram e TikTok, dove di minchiate ne sparo un po' di più e ci facciamo tante risate tutti i giorni, ragazzi. È oltre l'idea, ma veramente stra buono, come fa qualcuno.
provatelo e fatemi sapere nei commenti. Grazie di cuore a chi si è già iscritto al canale e grazie di cuore ancora di più a chi lo farà. Seguitemi e vi auguro una buona serata, buon appetito e alla prossima video ricetta.